cantare qui questa sera, qui dentro lo stadio, nel cuore della città. È giusto soprattutto per loro, soprattutto per i nuovi, che si rendano conto che questa è Firenze, che questa è la città più bella del mondo. Questa è la città che vi darà una carica, se non la meritate, ma sono sicuro che ve lo meritate tutti, una carica spaventosa, perché ce l'hanno nel sangue e ce l'abbiamo tutti dentro dopo il calcio. È una bella responsabilità per tutti, cara mister, ma lei ormai ci ha abituato. Cercheremo ancora di farvi divertire come l'anno scorso, ma questa sera c'è una partita. Quel sogno che ci piace a tutti. Adesso, siccome, dai, questi cori. Questa sera faremo parlare anche un po' di ragazzi, anche se non se la sentono. Ma questa, ragazzi, è Firenze, questa carica mi deve rimanere tutto l'anno così. Continueremo con... Un abbraccio a tutti e ci vediamo poi da giovedì, ma lunedì sera qui in città. Grazie Presidente, Presidente Andrea Della Valle! Il Presidente ci ha dato una notizia fantastica, ma noi abbiamo il mister qui. Mister, ci conferma la firma del contratto del rinnovo? Tanto buonasera a tutti, grazie per essere qui. Soprattutto per trasmetterci la vostra passione, il vostro entusiasmo, che sicuramente sarà energia per noi e dovrà essere tale per noi. Quindi oggi c'è stata questa formalità, come ha annunciato il Presidente, ma anche perché era qualche settimana che eravamo d'accordo su tutto, soprattutto sulle ambizioni reciproche, che sicuramente non si dovranno fermare fino a siamo adesso. Buon onore mister. Allora, siccome il suo gioco è stato detto da un allenatore famoso che la Fiorentina l'anno scorso ha vinto lo scudetto del miglior gioco, potremmo fare la frase più corta l'anno prossimo, si può dire. Intanto ringrazio mister Prandelli, che mi ha lasciato un grandissimo ricordo qui, mi fa piacere, mi ha fatto molto piacere. Io credo, e non vorrei smorzare gli entusiasmi, che tutti noi, soprattutto la squadra, ma chiedo un aiuto anche a voi tifosi, che va accantonato qualche, non si deve pensare che l'anno prossimo, quest'anno sia proseguito dell'anno scorso. Quindi inizia un'altra storia, inizia con un'altra storia, con altre ambizioni, con altre aspettative, con altre responsabilità da parte nostra, e noi dovremmo essere bravi a capire questo e non cullarci di quello che è stato fatto l'anno scorso. Insomma, deve essere soltanto il principio. Bene, c'è da dire che il miracolo Montella è formato da un gruppo
gruppo di lavoro sensazionale, al quale noi vorremmo dare il giusto tributo in una serata come questa, nominandoli e magari dando anche a loro la luce della ribalta che meritano, ovvero Daniele Russo, allenatore in seconda, e poi Emanuele Marra, Simone Montanaro, Cristian Savoia, Riccardo Manno, Sergio Busi, Nicola Caccia, Alejandro Rosalem, Camir Blocar, Gianni Dio. E poi continuiamo con il club manager Vincenzo Guarini.